fare il catechista non è solamente insegnare, è anche fare, trasmettere un'esperienza di fede e di vita. Ho cominciato a fare il catechista nel 1982. Quello che mi piace è che sono costretto a approfondire la parola di Dio. Per me, ecco, portare il mio contributo al regno di Dio è importante. E in questo momento il Signore mi chiama a fare questo. Quando parla, quando spiega le cose, ti prende, cioè ti coinvolge molto. Senza di lui, molte cose riguardo alla cresima e a tutto, e tutto Gesù non le capivo e dopo le ho capite facilmente. Le cose che ci spiega sicuramente non me le dimenticherò. Ricevo dei ragazzi tanto perché vivo in un mondo che non è il mio, di anziano o di vecchio addirittura. Mi pare di essere giovane, non ridere, ma mi pare così, insomma. Nonostante sia molto anziano, ha sempre una forza e una grinta che anche a noi giovani sembra più forte di noi e più grintoso di noi. Ci insegna a pregare e mette forza e passione in tutto quello che fa. Perché fare il catechista a questa età? Perché in qualche maniera, nei miei limiti, partecipo all'avvento del regno di Dio. Però il catechista dovrebbe intanto essere preparato, essere una persona di fede, ma anche voler bene e stimare i ragazzi. E io, la stima per me è una cosa molto importante, perché la stima presuppone che tengo conto che uno la pensa diversamente di me. Mi capita dei ragazzi che fanno ormai l'università e vengono a salutarmi. Ecco, questo vuol dire che qualche cosa è rimasto. Ma anche come persona di qualche cosa si ricordano di me, ecco.